Non rividi Edith per qualche giorno. Certo, al mio risveglio sabato mattina, dopo l'incontro alla birreria, il primo impulso era stato di andare da Kurs per rivederla. Ma come ho poi imparato anche troppo bene, credo che in gioventù tutti, uomini e donne, cercano di contrastare dentro il loro stesso animo ogni nuova sincera simpatia. Quasi la mettono alla prova, anche a costo di soffocarla sul nascere. È un istinto di prudenza, di difesa. Qualcosa ci avverte confusamente che stiamo per perdere la nostra solitudine libera e insostituibile, forse più cara di tutte le altre possibili gioie. E questo non ci è chiaro, non ce lo diciamo mai, anzi, se esitiamo, ci sembra una prova evidente che il desiderio di rivedere la persona che occupa la nostra fantasia non è poi così forte. Cominciamo col riconoscere che il gioco non vale la candela e poi, proprio per questo, capovolgiamo il ragionamento, concludiamo che non si tratta di una cosa seria, che non corriamo nessun rischio e gradatamente ci lasciamo andare. Più tardi, molto più tardi, quando ormai i giochi sono fatti e non c'è rimedio, ricordiamo quelle prime, lontane, superatissime esitazioni e solo allora, sebbene inutilmente, capiamo che erano altrettanti segnali di allarme. Corremmo così verso la mia macchina. Corremmo a perdifiato, tenendoci per mano, due scolaretti che si avventano a un gioco che è il sogno della loro giornata, o piuttosto, così mi dico oggi, tanti anni dopo, quando ripenso a quella lunghissima corsa, o piuttosto maschio e femmina appartenenti a certe specie di creature alle quali arriva una sola volta nella vita un ordine misterioso, l'improvviso istinto che le accoppia e rapisce, leggere, fidenti, rinate e perdute per sempre nel volo nuziale. Ancora oggi, poiché sono vivo, quel volo non mi pare finito e non racchiude, potrei giurarlo, nulla di sensuale, nemmeno di sessuale, se non marginalmente e casualmente. È nel profondo un istinto sublime e felice, un inizio di vita insieme di morte. In macchina ci stringemmo insieme, un braccio ciascuno intorno alla vita dell'altro, io di lei e lei di me. Arrivammo così a Dartford, senza mai parlare, paghi ambedue di quella vicinanza e di quel silenzio che appunto avevo sognato. Corporalmente, lo so, era molto più che uno sfiorarci. Ma nervosamente. Era uno sfiorarci appena, dato che i nostri pensieri, inesprimibili, aderivano tra di loro senza quelle parziali solitudini, come il mio lato sinistro e come il suo lato destro, a cui ci obbligava la macchina in corsa. Fu poi sempre così, in qualche modo, non ci siamo mai detti che ci amavamo, non era necessario dircelo, dircelo ci pareva una bestemmia che lo negasse, e i nostri corpi non furono mai veramente uniti. Anche quando lo furono, tutte le volte che lo furono, a cominciare da quella stessa notte, perché la loro unione rimase sempre misera e spregevole in confronto all'unione dei nostri sentimenti. Siamo stati una cosa sola, soltanto nel volo nuziale, in quella corsa che tuttavia mi sembra senza fine attraverso il parking deserto e attraverso la vita.